Quando mi capita di sentire ottici che magari si lamentano della propria realtà, della propria attività o del fatto che le cose non sono più come erano una volta, cerco di riportare la motivazione e riportare discorsi focalizzandomi su quelli che sono gli elementi positivi. E c'è un concetto che ho introdotto nei miei percorsi di formazione diversi anni fa, forse addirittura 10 anni fa, quando ho iniziato a fare i corsi iMage, quelli che mettono insieme la consulenza d'immagine con le tecniche di vendita. E questo concetto è quello di occhiale come chiave di accesso al lusso. Chi ha seguito i miei corsi forse mi ha già sentito raccontare questa cosa, però penso che possa essere uno spunto interessante anche per chi segue i miei video. Il concetto qual è? Nel negozio di ottica accade qualcosa che non è comune a nessuna altra merceologia. Tipicamente il negozio tradizionale, il negozio medio, ha al suo interno, o può avere al suo interno, una rappresentanza di tutti i maggiori brand del lusso, del design, della tecnologia, addirittura dell'automotive, dell'uso e della bellezza che viene dalla cosmesi, che viene dalla moda, che viene dalla gioielleria. Insomma, all'interno del centro ottico noi possiamo avere un compendio di tutto quello che è il mondo del desiderio, dell'eccellenza nell'ambito appunto della bellezza, della moda, del design e della tecnica. Questo non avviene in nessun altro settore, perché se ci pensate, se si parla per esempio di moda, spesso le grandi griff, l'abbigliamento, gli accessori, eccetera, li vendono soltanto nei propri flagship store, quindi nei propri negozi monomarca. Pensate a Chanel, per esempio, difficilmente si trovano degli articoli di Chanel all'interno di negozi che non sono boutique Chanel, con l'eccezione per l'appunto degli occhiali o della cosmesi. Però la scommessa. Però la cosmesi ha delle caratteristiche diverse, oltre ad avere dei costi unitari poi alla fine molto differenti. Quindi, di fatto, noi è come se avessimo all'interno del centro ottico un insieme di piccole chicche, di piccole mini boutique che rappresentano il massimo della storia, del design, della bellezza, della ricerca di eccellenza, della comunicazione, della ricerca, dello stile. Tutto lì, concentrato all'interno del nostro negozio. Allora, io mi dico, ma rendi conto di quanto è forte questa cosa? Perché hai la possibilità di prendere il massimo dell'oggetto del desiderio e unirlo col massimo dell'interesse personale, che è la salute e il benessere visivo, perché non dimentichiamoci che questi accessori che sono gli occhiali diventano anche alla fine dei presidi che aiutano a migliorare la propria visione, per cui qualcosa di strettamente legato alla salute e al benessere quotidiano. Per cui puoi unire in un occhiale esattamente i due concetti più importanti che muovono ognuno di noi, quelli che hanno il massimo valore di coinvolgimento emotivo. Però questi prodotti noi siamo talmente abituati ad averli sotto gli occhi che non pensiamo al valore che hanno. Allora io dico sempre, prendete un occhiale magari che rappresenta uno di questi brand, ho citato prima Chanel, ma possono essere mille, può essere un Fendi, può essere un Porsche, può essere un Montblanc, può essere un brand di design, un Philippe Starck, oppure un marchio più ricercato che viene dal mondo della ricerca d'avanguardia. Insomma, può essere un prodotto qualunque dei vostri. Mettetevelo davanti e cercate di immaginarvelo nel contesto per cui è nato. Farlo con i brand di moda è più facile perché fa parte più del nostro immaginario comune, però immaginate l'esperienza di una persona, magari di una persona giovane che sta iniziando a lavorare, che ha per la prima volta nella sua vita la possibilità di spendere un piccolo gruzzoletto per gratificarsi in qualche modo, e della differenza di esperienza d'acquisto che ci può essere nell'entrare, che so, in una boutique Dior o in uno store di uno dei marchi che ho citato, piuttosto che nel mio centro ottico. In realtà, se noi non regaliamo al nostro cliente quel livello di esperienza d'acquisto, gli stiamo rubando qualcosa. Gli stiamo rubando qualcosa e stiamo rubando qualcosa anche a noi stessi. Perché in realtà, se io sono quella persona che vi ho descritto prima, probabilmente l'unica cosa che mi posso permettere di quel marchio è un occhiale.
perché per quanto costoso possa essere quell'occhiale, potrà costare, non lo so, 200, 300, 400, 500 euro, che sono sempre un importo che anche una persona normale, magari facendo qualche sacrificio in più, si può permettere. Difficilmente potrà comprarsi una Porsche o una borsa o un abito di quegli stessi brand, perché lì si tratterebbe di cifre molto importanti che anche con grande voglia e con grande, diciamo, predisposizione al risparmio sarebbe difficile da raggiungere. E nello stesso tempo quell'oggetto che gli stiamo vendendo, quell'occhiale, quell'oggetto del desiderio, è qualcosa che lei sfrutterà più di qualsiasi altra cosa, perché un occhiale è qualcosa che ci sta sul viso, che possiamo potenzialmente portare sempre, è qualcosa che ci rappresenta, che ci veste, che ci maschera lo sguardo, quindi che fa sì di comunicare più di ogni altro accessorio e più di ogni altro indumento chi siamo, chi vogliamo essere o come vogliamo che le persone ci vedano. Per cui quando ragionate sulla realtà del centro ottico, cercate di pensare a questo: ogni vostro scaffale, ogni mensola, ogni espositore contiene una teca che potenzialmente ha al suo interno un riassunto, una somma del massimo dell'oggetto del desiderio, che rappresenta il lusso accessibile, la chiave di accesso al lusso, quello che chiunque sogna, mondi che magari non può raggiungere, può magari con un piccolo sforzo avere tra le proprie mani. E sono convinta che con questa visione potrete cambiare facilmente e totalmente il vostro punto di vista, e scusatemi per il gioco di parole.